Guardia di Finanza Roma, sequestrati oltre 100.000 articoli con loghi del Vaticano e del Giubileo 2025. Denunciate quattro persone. Rosari, bracciali e medagliette recanti abusivamente loghi registrati dalla Santa Sede raffiguranti la Tiara Papale e il simbolo del Giubileo 2025 sono stati individuati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Nel corso di un apposito piano di controlli messo in campo nella capitale presso rivendite di souvenir di oggettistica sacra ubicate nel centro storico, gli accertamenti delle fiamme gialle del secondo e del terzo nucleo operativo metropolitano di Roma hanno permesso di risalire all'importatore della merce, resosi responsabile anche della violazione della normativa europea in materia di sicurezza dei prodotti, considerata la potenziale nocività dei metalli utilizzati per la realizzazione degli oggetti. Quattro persone di etnia sinica, cui sono riconducibili le rivendite dove sono stati rinvenuti gli articoli, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di introduzione e vendita nel territorio nazionale di prodotti contraffatti e di immissione in commercio di prodotti contenenti sostanze vietate. I carabinieri della stazione di Ragalna hanno arrestato in flagranza di reato tre catanesi di 31. 24 e 22 anni, per furto in abitazione. Erano circa le 9 del mattino quando la pattuglia dei carabinieri di Ragalna, che stava percorrendo le strade del centro cittadino, è stata allertata dalla centrale operativa circa. Un furto in atto presso un'abitazione di via Rosario, segnalato proprio dal padrone di casa che, guardando le telecamere di videosorveglianza, aveva scorto i malviventi intenti a rubare oggetti dal suo garage. I carabinieri hanno raggiunto la villa in breve tempo e hanno colto sul fatto i tre, intenti a caricare su un furgone alcune biciclette. L'intervento della pattuglia è stato così rapido, che i ladri non hanno avuto nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo, perché i militari li hanno bloccati e messi in sicurezza. All'interno del furgone, intestato al trentunenne, i malfattori avevano già caricato una betoniera mobile per impastare il cemento e ben cinque mountain bike, subito riconosciute dal proprietario. Che, nel frattempo, rincuorato dalla presenza della pattuglia, è sceso in strada. I militari hanno condotto i tre in caserma dove, poi, è stata sporta la denuncia di furto e li hanno arrestati. Sono stati momenti concitati quelli vissuti l'altra sera. Dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania che al culmine della furiosa reazione di un quarantottenne di origini colombiane, residente a Catania, sono riusciti ad arrestarlo per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Verso le 19:30, la Gazzella è stata allertata dalla centrale operativa che, tramite il numero unico di emergenza 112, ha ricevuto la richiesta di intervento per un uomo armato di coltello intento a minacciare i condomini di una palazzina nel centro. Storico, la pattuglia ha raggiunto in una manciata di muniti il luogo indicato, e lì ha effettivamente scorto un uomo, molto alto, che impugnava due grossi coltelli e che, alla vista dei militari, ha cominciato a urlare e minacciare di usarli contro di loro. A quel punto, l'equipaggio ha messo in sicurezza l'area, facendo evacuare gli abitanti dello stabile e poi ha chiesto rinforzi. Nel frattempo, il quarantenne si è chiuso in casa, dove ha cominciato a distruggere ogni cosa, lanciando anche oggetti dalle finestre dopo averne infranto i vetri e colpendo più volte anche la porta d'ingresso dell'abitazione, tanto che i carabinieri hanno dovuto valutare attentamente una possibile irruzione. Infatti, dopo aver compreso che l'uomo aveva sfogato la sua rabbia contro gli oggetti e i mobili presenti in casa, ed era quindi in uno stato di quiete, i militari sono intervenuti, sorprendendolo in cucina dove, sul tavolo, aveva appoggiato tre coltelli con lame lunghe 30 cm, una mannaia da macellaio, un martello e una catena di ferro. Messo in sicurezza, l'uomo è stato prima visitato da personale del 118, quindi arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, ristretto nel carcere di Catania, piazza Lanza. Le monumentali cornici di Piazza Federico di Svevia e Piazza Mazzini si apprestano ad accogliere. Sabato e domenica prossimi 12 e 13 ottobre il primo appuntamento e il 26 e 27 ottobre. Due weekend, immersivi, di rievocazioni storiche con il progetto, l'antico mercato delle erbe, promosso dall'amministrazione comunale del sindaco Enrico Trantino. nelle due centrali aree cittadine, tornerà a prendere vita l'antico emporio di Piano San Filippo oggi Piazza Mazzini attraverso riproposizioni e ambientazioni realizzate, a cura del Teatro Stabile di Catania in chiave medievale. Il progetto, presentato dal sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti, è stato messo a punto dal Comune di Catania con l'ideazione di Carmela Costa del Gabinetto del Sindaco e il sostegno dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali. L'organizzazione è in sinergia tra il Gabinetto del Sindaco, la Direzione Comunale Cultura e il Teatro Stabile, presente alla conferenza stampa con la presidente Rita Cinque Granagari e il direttore artistico Graziano Piazza. Collaborano le associazioni culturali Batarnou e Casa Normanna, presenti all'appuntamento della presentazione degli eventi di sabato e domenica con i loro rappresentanti. L'obiettivo, ha affermato il sindaco Trantino, è quello di valorizzare, con una serie di appuntamenti annuali, Tradizioni della nostra città che possano contribuire al consolidamento della coesione identitaria, culturale e sociale, e allo stesso tempo incrementare l'economia e il turismo che sempre di più fanno leva sulle caratteristiche e l'unicità dei territori. La manifestazione, ha sottolineato Carmela Costa, ideatrice del progetto, punta a rievocare lo spirito del tempo mediante dettagli e peculiarità che faranno rivivere, con il coinvolgimento dei visitatori, Momenti di vita raccontati negli annali della storia catanese. Attraverso la conoscenza delle nostre tradizioni, si intende promuovere i luoghi del patrimonio storico-artistico, anche al fine di sensibilizzare al rispetto degli stessi. L'iniziativa riproporrà aspetti peculiari di quello che fu l'Emporio della città, strettamente connesso al cuore pulsante rappresentato dalla Platea Magna, oggi Piazza Duomo, che con le piazze Mazzini e Università. I relativi tratti di via Garibaldi e via Etnea, e con Piazza Federico di Svevia costituisce un'estesa isola pedonale, funzionale anche a un'inedita fruizione del patrimonio storico-artistico cittadino. Saranno le erbe aromatiche e seminative le principali protagoniste della manifestazione, sia come prodotto di origine che come ingrediente da esaltare. Numerosi laboratori didattici proporranno ricette del tempo, con particolare attenzione per quelle conventuali ancora oggi molto ricercate nelle tavole tradizionali. Verranno riproposte le acque conze, dissetanti e rinfrescanti, arricchite da erbe della tradizione catanese, piatti poveri di stagione ed elaborati di strada. Nell'ambito del mercato sarà possibile acquistare e consumare prodotti finiti. Speciali isole tematiche si apriranno alla degustazione di pietanze offerte con un'ampia varietà di scelta. Il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a tre scienziati, due statunitensi e un britannico, per il loro lavoro di ricerca sulle proteine e per le loro scoperte dal potenziale enorme, ha annunciato mercoledì l'Accademia Reale svedese. The Royal Swedish Academy of Sciences has, to decide, has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry with one half to David Baker, University of Washington, USA for computational protein design and the other half jointly to Demis Hassabis and John Jumper Google DeepMind United Kingdom for protein. Il prestigioso riconoscimento prevede un premio in denaro di quasi un milione di euro l'anno scorso era stato assegnato a tre scienziati per il loro lavoro sui punti quantici. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 10 ottobre di Globus Television. Giovedì, regime di alta pressione sulla Sicilia. Giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo. Cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutta la regione. Temperature massime fino a 34° gradi verso la costa, minime stazionarie. Venti da sud-mari, mar Tirreno mosso, mar Ionio mosso, stretto di Sicilia mosso.